Sei in ascolto di RDA Radio 1, circuito Spreaker, dal tuo motore di ricerca. Puoi trovarci con un solo clic sul tuo PC, digitando www.spreaker.com/user/Roberto De Angelis. Musica, attualità e molto di più. RDA Radio 1, circuito Spreaker, la tua radio web. Abbiamo ascoltato come filone musicale Roma, 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 cantata però da Piero Mirigliano. E questo è raro, non è raro perché non esiste il brano, perché molti purtroppo mettono tutto il brano ufficiale cantato da Antonello Venditti, ma ci sono anche altri autori che devono essere valorizzati con Roma, Roma, Roma e tante altre canzoni dedicate alla Roma. E una di queste, per esempio, è Daniele Dai, dedicata a Daniele De Rossi, che uscì un po' di tempo fa, poi l'autore l'ha rivista, anche perché De Rossi adesso non è più capitan futuro, è l'allenatore attuale della Roma, e quindi Daniele Dai ha preso una nuova veste, una nuova luce. E vi anticipo già che Daniele Dai lo sentiremo alla fine di questo insert. Questa è la Roma, M91 la Roma, abbiamo l'onore di ospitare stavolta come osservatore sportivo giallorosso Piero Mirigliano. Buonasera Piero. Buonasera Piero, a tutti i tuoi numerosi ascoltatori che ci seguono da sempre. Allora, eccoci qua. Piero Mirigliano sotto un'altra veste, no? Perché di solito cantante ed è un cantante di calibro immenso, perché vorrei ricordare che Piero Mirigliano ha scritto tantissimi successi cantati anche da altri artisti. E poi io nasco con i favolosi, come si dice, anni 70, col gruppo di Guido Renzi -1, abbiamo portato al successo due canzoni, dico le più importanti, scritte da me e da Alvaro Guglielmi, Amica mia e Tanto cara, quindi ho detto tutto, quindi canzoni che ancora stanno nell'etere, in particolare in Brasile, Tanto cara. E poi noi notiamo che in RDA Radio 1, quando c'è lo spazio dedicato ad Antenna Romana 1, l'altra nostra emittente con sorella, Non sei felice, non sei sincera, viene sempre richiesto come il lento della mattonella. Dopo tanti anni penso che faccia un favoloso piacere, no? Fa piacere. Beh, che ancora... No, quella è stata una soddisfazione importante quando la Emi Tatiana ci ha mandato appunto come -1, io del cantante e autore delle canzoni insieme ad Alvaro sempre, ci ha mandato il disco per l'estate 1975, e come no? Siamo arrivati in semifinale e vinse il Guardiano del Faro per... con amore, grande amore libero. È vero, Felice Monte Arduini, detto il guardiano del faro. Bravo, vero, vero. Bravo, bravo. Allora, giriamo pagina perché oggi parliamo di sport, parliamo di Roma. Prefazione. Piero Mirigliano, deluso dalla Roma o è andata bene lo stesso? No, per me è andata bene lo stesso, perché innanzitutto è andata bene, diciamo, il momento particolare. Io ero anche un tifoso di Mourinho, come tutti quanti noi, perché veramente abbiamo avuto un grande allenatore, però poi in quel momento particolare la scelta
di Daniele De Rossi è stata una scelta, secondo me, e mi ha avviso, importante, perché abbiamo riportato a Roma, tra virgolette, lui, il giocatore, una delle maglie, lui insieme a Totti, della Roma. Quindi vedere Totti, Daniele De Rossi, futuro allenatore della Roma, per me è stata una gioia immensa. Piero, ti chiedo solo una cortesia tecnica, siccome hai il microfono del cellulare non omnidirezionale ma direttivo al massimo, cerca di muoverti il meno possibile, ti ringrazio, sì, di questo. Allora, e quindi diciamo è andata bene lo stesso, però io insomma l'avevo sognata la finale di Coppa UEFA, cioè che passavamo col Bayer Leverkusen, ma sono stati superiori a noi, però inutile negarlo. Va bene, però ecco, fino all'ultima abbiamo sognato, e questo è importante, perché purtroppo noi della Roma ci siamo sempre e dobbiamo superare quel gradino in più, che tante volte la fortuna, la sfortuna, gli alberi, purtroppo è così, non c'è niente da fare. Daniele De Rossi può essere adesso il nostro futuro attuale, non è più il capitano futuro di una volta, che avrebbe preso il posto di Francesco Totti e tutti lo sapevamo. Come allenatore io lo vedo molto quadrato e ha le idee ben chiare in testa, poi dipende dal parco giocatori che hai, è logico quello, no? Certo. No, io guarda, Daniele De Rossi secondo me ha portato nello spogliatoio quella tranquillità, quella, dice, come ti posso dire, quella voglia di rimettersi in gioco, perché praticamente abbiamo stato un momento che magari diversi giocatori, e non so per quale motivo, giocavano mezz'ora, entravano in rivista Dybala, e invece lì abbiamo rivisto, diciamo, un Dybala rientrare e giocare per l'intera partita. Probabilmente è rientrato quel feeling tra allenatore e giocatori che col signor Mourinho si stava spengendo. Esatto. E quello si è visto subito, per esempio quando giocava Mourinho, segnava la Roma, Mourinho andava verso la curva sud, no? E invece certo, con Daniele De Rossi abbiamo visto i giocatori arrivare a abbracciarsi. È stata una cosa a livello proprio diverso, caratteriale, è vero, emozionante, l'allenatore e i giocatori. Piero Mirigliano, allora fermiamoci un attimo con le due partite della Roma, perché domenica sera e contro l'Empoli devono essere 6 punti su 6 per essere sicuri di stare al sesto posto e sperare nell'Atalanta che vinca la finale. Ci credo poco, però ci proviamo, no? Invece c'è una domanda molto forte, molto intensa, ma penso che non rimarrai sorpreso. Quanto manca Antonio De Bartolo? Manca molto. Secondo me, tra l'etere, diciamo, le voci dell'etere giallorosse o non giallorosse, secondo me quella di Antonio, il carisma che aveva Antonio, è difficile trovarlo, perché veramente ha lasciato un vuoto immenso, una carica immensa, ha lasciato una pagina importante della tifoseria. E poi era molto schietto, sì, nel senso che pure quando girava al contrario mandava a quel paese pure in diretta, non ci pensava su 2 secondi. Ma guarda, un tifoso della Roma come lui non c'è stato veramente. Io tante volte in trasmissione, sono stato 15 anni insieme ad Antonio a cantare la Roma, le mie canzoni, io ho scritto 12 canzoni per la Roma, e quindi ho contentato un po' tutti, ma ti dico che devo ringraziare proprio le emozioni che mi hanno regalato questi personaggi come il presidente Senti, Francesco Totti, Agostino Di Bartolomei e Daniele, che adesso è riuscito fuori. Ecco, io ancora sono più contento per Daniele, perché mi sono ritrovato dopo tanti anni a rimettere in gioco la canzone Daniele Dai. Poi, come hai detto tu, c'era la frase Capitan Futuro che non andava più bene, l'ho dovuta sostituire con il fatto dell'allenatore, capito? Vero. Quindi per me è stata, tornando ad Antonio De Bartolo, veramente abbiamo perso un grande amico, un grande personaggio. Ecco, ha detto bene, un grande amico. A volte, umanamente ed emotivamente,
Ti sembra, ti dà la sensazione di vivere un brutto sogno dal quale adesso mi risveglio, vado ad Antonio e gli dico: Oh, Mourinho aveva fatto il tempo suo, viva De Rossi! E lui magari comincia a splatterare e a dirti le sue profezie sulla Roma, no? Sembra di vivere questo brutto sogno a volte. Sì, è vero, però io sono convinto che lui di Mourinho ne avrebbe, cioè sarebbe stato ancora dalla parte di Mourinho, perché lui Secondo me Mourinho l'ha sì. È difeso fino all'ultimo, no, quindi no. però chiaramente come poteva dopo quello che è successo non parlare poi male oppure non accettare De Rossi, dai, De Rossi si è fatto ben volere subito, No, no, ma lui aveva preparato, ti dico, una bozza poi di un editoriale che avrebbe dovuto fare in Orazzi e Curiazzi. Proprio in favore degli sviluppi e delle progressioni future di Daniele De Rossi. Il caso ha voluto che la sera prima si sentisse male e quell'editoriale non è stato più fatto né realizzato. Però avevo visto nella bozza che aveva composto, perché poi lui scriveva 3-4 frasi massimo. E tante volte io facevo: Ma scusa, tutto questo editoriale che hai detto in trasmissione, 10 minuti, 12 minuti, a robè, 3 frasi, e adesso come mi girava ho detto. Cioè, tante Ma volte ti infatti lasciava a bocca aperta. Io vedevo quando trasmetteva pure qui da noi, no? Devo di questo, devo di quello. Dico, quanti fogli sono? Perché noi dobbiamo essere tiranni coi tempi tecnici, no? Mi faceva l'assistente dall'altro studio, dice: Guarda, che c'ha un foglietto, un post-it di quelli piccoli dove ha scritto 3 sillabe. Come? E in più quando si metteva lì, non aveva, cioè, praticamente era come se avesse già scritto tutto il copione, tutto il testo e aveva, non lo so, qualcosa di particolare quando parlava, Certo, quando diceva, cioè ma era lui, non si può imitare, è no, inimitabile. era lui, allora guarda, io pure ci ho avuto come dopo quei 15 anni insieme qualche discussione c'è stata sempre, no? Sulle canzoni, sulle Certo. cose, però dopo diciamo si sono ripresi i rapporti. Quando la Roma perdeva, allora io dico, non voglio vedere, ma perdeva perché veramente aveva giocato male, no? Allora quando ci trovavamo in studio, lui arrivava e io gli dico, ma voglio vedere che ti inventi stasera. E lui zitto, non rispondeva, saliva, senti, partiva la trasmissione e cominciava a difendere la Roma. Ma ti portava sulla strada, che poi aveva ragione su quello che diceva, Certo, perché lui sì. era un grande giornalista, veramente. Quindi lui, anche quando la Roma riusciva a difenderla sotto, veramente, non si può spiegare No, no, dall'amore per la assolutamente. Roma. E poi aveva creato un indice d'ascolto altissimo proprio per questo suo format particolare, no? Perché non era una trasmissione come tutte le altre, perché ce ne sono a centinaia che parlano della Roma in televisione, ci mancherebbe. Però lui aveva creato un suo canone particolare, un suo format particolare che sapeva realizzare solo lui. Perché poi, non essendo programmato, tu non sapevi mai a che cosa andavi incontro. Tante volte lui in radio dice: tanto lo so io che devo parlare, oddio, mettiamo un attimo lì. Poi vedevi che nel giro di 10, 15, 20 minuti, 400, 600, 800 ascolti, tutti pendevano dalle sue labbra. Poi magari tanti messaggi che arrivavano, perché c'erano anche quelli in senso contrario, se lui li intercettava era la fine. Era la fine, perché poi dovevi correre. Antonio, non si può dire, ma come non si può dire? Ma quello, ma... Allora dopo dovevi metterti in sala di registrazione per quanto riguarda la web radio, magari tagliare un pezzo, inserirne un altro e via discorrendo. Però con lui ci si divertiva. Ecco, poi la cosa fondamentale, con lui ci si divertiva, potevi pure non essere d'accordo con i suoi pensieri, ci mancherebbe altro. Certo, Però era un modo certo, dinamico di portare avanti la Roma che non era noioso, certo. No, assolutamente. no, 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 veramente io sono convinto che da casa, a parte sono convinto, io il giorno dopo la trasmissione la gente mi firmava, mi faceva i complimenti per le canzoni e tutto quanto, però chiaramente seguiva la trasmissione per intero, no? E Sì, poi sì, sì. mi diceva, ma è vero, dice, ma è proprio di cosa è così, non c'è niente da fare. No, E no. lui, poi Roberto, secondo me, lui si preparava quelle due o tre cose, ma
stava in silenzio, non diceva niente, non ti diceva. È vero, poi, sì, no, no, no. Che si accendeva. E si accendeva, partiva la sigla e entrava lì, dopo un bel guai a chi toccava la Roma, veramente, ma c'era da fare, però devi stare attento, appena c'era qualche cosa, ti cazzicava in diretta, è vero. Subito, no, veramente. E diciamo che pure l'ultimo percorso di vita umana che ha avuto l'ha voluto sviluppare come diceva lui. Perché no, Antonio, guarda che ti hanno detto A, B, C, D, E. Vabbè, e va, e lascia perdere. Però vero, se devo andarmene via, me ne voglio andare via in piedi, che sono io, no che sono larva che non si sa che so. È vero. Mi sono rimaste scolpite. Veramente fino all'ultima, rimasto fino all'ultima, l'ultima trasmissione, l'ultima veramente prima che ci ha lasciato, veramente è stato, ha avuto una forza di andare, di crederci sempre, capito? Esatto, e poi dopo la prima crisi dovuta al Covid ad altre situazioni purtroppo negative per la salute, si era ripreso, era ripartito. Sì, cioè sì. Altri a posto suo avrebbero lasciato, sono sicuro. Lui invece ha la forza, la grinta, e mi ha detto: se siete amici miei, seguitemi. Antò, ti hanno detto che sta buono? No, me ne frega niente, ha detto pure in modo molto più forte, no? E sinceramente questo suo modo di fare ti rimane un ricordo caratteristico, forte e battagliero, che oltretutto è anche da monito per incoraggiare noi stessi anche in altre situazioni, no? Perché come tu ben sai, poi il mondo dello spettacolo, delle trasmissioni, c'è tutto un sottobosco. Okay. Ma te posso dire una scusa, Roberto? Però io ho detto prima, ho scritto 12 canzoni sulla Roma, sì. Va bene? Che sono nate dal cuore, dalle emozioni che ci ha dato la Roma. Ma io ho scritto anche una canzone che è dedicata ad Antonio, insieme a Franco Degni. Quella Fortissimamente Roma. Come ma no? Fortissimamente Roma, ma poteva essere, ma se stai da Roma, poteva essere un'altra canzone, se cambia fa. Cioè tutte queste frasi e queste cose che ha detto lui, che sono rimaste nella cosa della gente, solo lui, non ci sta un altro diciamo conduttore televisivo, sportivo, che ha lasciato questa, sembra una cretinata, No, non lo è assolutamente. Ma se stai da Roma, ma che cambia fa? Sì, è solo lui, solo per l'amore che aveva per la Roma, ma se no che poteva, faceva la trasmissione punto e basta, no? Non si parlava della Roma, della Lazio, certo, e quell'altro finiva, invece no. Lui era così caratteristico e il successo in 25-27 anni di trasmissione è dovuto proprio a quello. L'avesse fatta regolare sarebbe sfumato come tante altre. Certo. Invece no, è stato uno dei pochi artefici forti, e qui ricordo pure Marcello Poggiali. Marcello Poggiani è stato, per esempio, nella mia storia è stato il primo che mi ha scoperto. Sì. Marcello Poggiani, quando facevamo la trasmissione anche in prima Gold TV, sempre con il grande Gianfranco Ciccione, anzi i meriti di tutto quello che stiamo dicendo vanno anche al gruppo Ciccione, no? Perché certo, sì, va. La televisione sono nate queste trasmissioni quarta rete, mi ricordo quando andavo a Boccea e lì con Marcello Poggiani insieme al pittore Ziroli. E Mauro Ziroli, lui dipingeva Roma, io cantavo Roma dentro uno studietto piccoletto dove la sera ci si è presentato addirittura Franco Tenzi, è partito da casa e è venuto a trovarci nella trasmissione di Poggiani, Giacomo Rosso di sera. E quindi, pensa poi la sorpresa, l'emozione, insomma, vedersi il presidente della Roma lì dentro. Mamma mia, ci ha fatto prendere un colpo, è arrivato, è uscito da casa e è venuto in trasmissione. Erano quelle trasmissioni sui generis che facevano la differenza con i canoni tradizionali, no? Poi oggi tutti vogliono scimmiottare tutti e tutto, ed è chiaro che non va assolutamente bene, no? Che diventa qualcosa di ciclo stirato alla fine. Diventa qualcosa di ciclo stirato che non può andare avanti in questa maniera, però poi si vedranno gli sviluppi. Piero Merigliano, tornando al volo, ok, 4 minuti da Napoli mi dicono, 4 minuti saranno. Che ti aspetti da Roma Genova domenica sera? Piero? Piero, mi dicono che è saltato. No, Piero c'è. Piero, pronto Piero? Piero non si sente più. Allora, questo
è il bello della diretta. Se mi rifate al volo il numero, cortesemente, vediamo di rintracciarlo. Che è successo, ragazzi? Allora, vi ricordo che siamo in M91 la Roma, questa è la Roma, squilla libero, vediamo un po' se ci risponde. Pronto, Roberto? Piero era caduto alla linea, dicevo, ritornando al volo al calcio, abbiamo fatto questo ricordo che non era stato programmato col direttore responsabile. Bene, ma invece bene. Ma l'ho voluto fare lo stesso. Non voglio stare, di solito non sto in quinta elementare, di vecchiaia ormai sono arteriosclerotico, quindi ti puoi immaginare. Allora, dicevo, tornando al calcio, Roma-Genova, che Roma t'aspetti? Una vittoria facile, semplice, o una partita spinosa? Secondo te, secondo la tua sensazione? No, io dico che adesso col Genoa e poi ci abbiamo con l'Empoli, no. Secondo me sono 6 punti garantiti, dai, rivedremo la Roma che abbiamo visto alcune settimane fa. Dai, ma che ragazzi, mettiamo? Questa dai. La mettiamo nell'archivio, la registriamo, perché tra 18 personaggi che oggi sono intervenuti in questa la Roma, M91 la Roma, che tu sai il programma calcistico giallorosso, no? Della sì. nostra, del nostro consorzio radiofonico, sei l'unico, e ti dico l'unico, attenzione, che ha detto questa affermazione, cioè torniamo alla Roma, facciamo 6 punti, poi dobbiamo aspettare la finalissima Atalanta-Bayer-Leverkusen, questo è fuori discussione. È certo. Però è sei certo. L'unico, dalle 13.30 di oggi sono passate 6 ore, sei l'unico sì. che ha detto ci prendiamo 6 punti su 6. No, sono convinto, dai. Io la segno perché praticamente è uno contro tutti, perché tutti titubanti, tutti dubbiosi, però ci sta, perché se poi l'Atalanta ti straccia in quella partita e poi con la Juventus diventa atalantina, che ne so, qualcosa ribolle dentro, no? Come no, certo. Anche perché poi ci hanno dipinto la partita come una Juve stratosferica, è stata una Juve normalissima contro un Atalanta sottotono. Questa è la realtà dei fatti. Certo. Solo che la stampa dipinge e gonfia determinate situazioni sportive sempre a favore di qualcuno. La Roma, che è stata danneggiata dalla federazione, tutti zitti, mi raccomando. Infatti. Comunque, dai, siamo positivi. Io sono positivo, come così per ricordare Antonio, che era sempre per la Roma. Quindi sono convinto di questi 6 punti e sono convinto che anche perché ho sentito qualche voce su De Rossi, sai, ci sono quindi i tifosi quelli, ma io lo sapevo, io credo in De Rossi, credo nella Roma, e quindi sono convinto che faremo un gran finale, dai. Esatto. Che allora, dipende da noi e dipende pure dagli altri. Piero Merigliano, dove sarà possibile? Adesso ascoltiamo Daniele Dai, ci lasciamo e prossimamente ne riparliamo pure di Roma, perché vedo che ti cattura l'argomento. Perché Roma ha detto, ma no, è cantante. Che vuol dire che è cantante? Non è tifoso della Roma? Allora si fa, giustamente. No, ma veramente tifoso, veramente. Ecco perché tu addirittura hai messo la canzone Roma-Roma, perché mi sembrava giusto e doveroso in tutte le 12 canzoni che ho scritto, ho voluto inserire anche Roma-Roma-Roma, che tanto è lì, no? Quello che i tifosi aspettano, nella maniera di... Esatto, ma come tu ben sai, no? Noi la sera quando la Roma gioca, noi ci colleghiamo con un altro gruppo che per far sentire la radiocronaca audio integrale. E prima della radiocronaca parte sempre Roma, 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 cantata da Piero Merigliano. Questa è una cosa che io ho messo fissa, come ho messo fisso Marco Coniti, che mai sola mai. Sono le mie due fissazioni che sono state accettate dalla redazione del consorzio radiofonico, meno male, perché sennò tutti fanno la stessa pappa, no? Grazie Roma. Io volevo essere leggermente diverso, spero di esserci riuscito. Perché secondo me Piero Merigliano con Roma Roma, con Daniele Dai e Marco Coniti con Mai Sola Mai sono da ammirare e da apprezzare veramente in una maniera notevole e grandiosa. Grazie. Prego. Roberto, tu sai che questi complimenti sono spontanei, sono sinceri. No, mai infatti. E in Verbe TV poi riproporremo Maledetto Cuore, preso da una puntata dell'amica Paola Del Licolli di Festival Italia Musica, dove dietro c'hai un coro di 3 ragazze che è meraviglioso, che oltre che
fare da controvoce, come si mettono a ballare, a fare, a dire, tutti ancora a scrivere a volte, pure l'altra sera quando l'abbiamo riproposto, diciamo, ma lì ci hanno studiato sopra, no signori, è stato tutto fatto ad impronta, lui cominciava a cantare, le ragazze hanno assimilato ed è venuto fuori una bella scena musicale e di intrattenimento danzante. Beh, guarda, innanzitutto mi ricordo l'occasione per ringraziare sempre Paolo De Nicotti e Franco Renzi per la, che mi chiamano ogni tanto nella questa fantastica trasmissione Festival di Musica. E sì, quella canzone che io ho scritto per il Santo California, e ho fatto una mia versione particolare che è molto apprezzata, diversa da quella che stanno fatto il Santo California. Certo, ognuno propone una versione diversa, logico. È chiaro, e quindi sì, è stata molto apprezzata e le ragazze mi hanno seguito e sono rimasto molto molto contento di come è stata realizzata lì in trasmissione. È vero, e poi queste ragazze insomma hanno mandato anche dei messaggi di ringraziamento perché abbiamo riproposto anche i loro brani di quella puntata di Festival Italia Musica, quindi ed è rimasto un graditissimo ricordo di questo cantatore che si chiama Piero Mirigliano, e mi hanno detto simpatico, frizzante, educatissimo e garbatissimo, ha detto che l'hai ringraziato diverse volte e quindi vuol dire che Gloria, penso che si chiamasse la biondina, e le altre due che facevano parte di questo complesso che proviene dall'Abruzzo, insomma, sono rimaste favorevolmente impressionate anche dalla tua vena artistica, anche dalla tua vena artistica, perché poi tante volte certi canali ufficiali, posso essere un attimo polemico, me lo permetti? Come no? Allora, se Maledetto Cuore non l'ha scritta solo chiaramente Piero Mirigliano, ma l'ha scritta pure Piero Mirigliano, perché certi sedicenti soloni e sapientoni della presentazione evitano di dire che è stata scritta pure da Piero Mirigliano? Io questo non lo sopporto, perché pure che si chiamasse Pinco Pallo l'autore vero, tu lo devi, sei obbligato professionalmente e deontologicamente a dire è stata scritta in prima versione da Pinco Pallo, poi ripresa, rielaborata, pipripi, però non puoi evitare i compositori e gli autori o dei testi o delle musiche. Questa è una regola che a me hanno sempre insegnato, forse essendo di tempi paleolitici, oggi forse non si fa più, non lo so, però per me rimane questa una regola fissa. Quindi Maledetto Cuore, Piero Mirigliano ci ha messo il suo estro, la sua fantasia, la sua validità artistica e la sua qualità, perché Piero Mirigliano basta che sente una frase, io questo sono rimasto una volta allibito perché non so che cosa era stato detto, ah sì, vabbè, vabbè, sì, che succede? Perché poi quando lo vedo così Piero, già sta macinando, fa, ah vabbè, ho fatto sta piccola melodia, senti un po', ta! È vero. Complimenti, questo è un dono, è una qualità eccezionale. Ti svelo un segreto, ma già te l'ho accennato una volta, ci sono due o tre canzoni, chiaramente riesco a farle perché è una vita che sto diciamo nel campo della musica, no? Le ho viste tutte, perché io nasco dalla famosa cantina, dal gruppo, no? Quindi passi da un gruppo all'altro, poi dai naufraghi i ragazzi del quartiere, poi sono arrivato ai meno uno, e quindi c'è stato un crescendo di canzoni, di melodie degli anni 70, 80, e quindi dentro maturato, va bene, e che adesso nel 2024 riesco a scrivere una canzone, va bene, anche senza lo strumento, se sto in un momento particolare, ma anche in macchina così da solo, no? E mi viene il motivo e lì riesco a portarla avanti. Poi chiaramente vado a casa e con la chitarra, la tastiera, faccio il mio provino, no? Però ci sono ultimamente due canzoni, e una in particolare, quella che ho scritto per Mattioli, Damose una Carmata, quella io l'ho scritta veramente tutta per intiero, va bene, stando in una situazione, in una mattinata da solo, va bene, passeggiando, e mi venivano queste cose, queste varie possibilità di input, che io poi ho registro sul telefonino, insomma la canzone andava senza uno strumento, è mi vero. Devi credere. Allora, quindi io penso che la... mi dicono da Napoli, mi hanno scritto sul monitor piccolo una domanda tecnica, praticamente se Damose una Carmata uscirà pure una versione completamente tua.
Non so se è già uscita o hai in testa, in mente di farlo, di progettarla, non so. Allora, guarda, adesso portiamo avanti il discorso con il grande Maurizio Matteo, certo. Adesso lui è super impegnato, lo stanno chiamando a destra e a sinistra, sta facendo un sacco di film e tutto quanto. E quindi, però l'importante è che lui l'ha registrata e l'ha fatta in una maniera fantastica, che solo lui la poteva interpretare in quella maniera. È vero, verissimo quello che dice. E quindi aspettiamo, adesso portiamo avanti questo discorso, poi chiaramente ci sarà pure una versione dell'autore, no? Senz'altro, questo sarà come faccio in tutte le mie canzoni. Però adesso attendiamo, speriamo di portare avanti bene chi arriva, oggi in particolare, damosi una calmata su tutti i giorni qui, ma a parte la guerra, a parte il Covid, a parte il clima, a parte, ma anche nella vita sociale di ognuno di noi, ma no? Come no, c'è un nervosismo persone, in giro, esatto, c'è un nervosismo in giro senza precedenti, ecco. Ed è il frutto negativo della tecnologia avanzata dei nostri tempi moderni, siamo tutti robotizzati e stiamo perdendo la nostra umanità, intesa in senso largo adesso, per carità. E quindi che ci dobbiamo dare? Dammosene una carmata, una volta per tutte, Piero Meridiano, io ero partito per farti partire solo della Roma, abbiamo girato a 360 gradi, quindi siccome io sono molto democratico, adesso in redazione dico che questa diventa un nuovo appuntamento con In Web Radio TV, come in precedenza che ci sono altri tuoi interventi, chiedo che sia incanalato in questa maniera, in maniera tale che si parla sia della Roma, ma si parla anche di arte, di canzoni, di musica e di tutto quanto, perché con te si parla sempre a 360 gradi, sotto il profilo artistico, sotto il profilo sportivo, chiaramente romanista, giallorosso, e sotto il profilo umano ed emotivo, e questo ti rende onore immenso. Grazie. Prego. Piero Meridiano, grazie di essere intervenuto e ci sentiamo prossimamente. Ciao Roberto, un saluto a tutti, grazie. Ciao Piero, ciao, grazie, ciao. Ciao. Daniele, dai, non fermarti mai. Cuore giallo rosso, forza dai, Roma te vo bene, Roma t'appartiene, e sta mai a pelle tu vivrai. Daniele dai, unico tu sei, capitan futuro tu sarai. Perché ci metti il cuore, grinta forse amore, quel bacio sulla maglia e fedeltà. Daniele, facci sognare, Daniele, emozionare, questa Roma tutto se può fare.
sei